piccolo pezzo di questo, anche perché penso che voi già avete sentito tante informazioni su questo tema. Quindi ci prendiamo, introducendo questo piccolo momento, sulla base della pneumatologia, no? Lo studio dello Spirito Santo dentro della teologia. Cominciamo un po' di arte proprio per prendere questo soffio che ci porta nel mistero di Dio. Bene, è arrivato la fine dei tempi, lo scatolone che porta alla teofania definitiva, quindi parliamo del giudizio universale. La copertina di Boanerges, figlio del tuono, di Vindela, quindi ci porta questa immagine. L'artista Michelangelo sceglie una iconografia nordica, che a quello tempo era una novità per l'Italia, una scena abbastanza caotica, soprattutto ruotante. Quindi chi già ha studiato un po' pneumatologia, oppure novissimi, o anche si è messo dentro della teologia del Vangelo di Giovanni, sa bene la importanza di queste osservazioni che solo sottolineo, ma non mi fermo qua. Qui non è ancora, chi non è ancora studiato, lascio la suggestione di fare una ricerca posteriore sulle parole caos e anche su questo movimento a spirale sulla teologia giovanea. In questo senso, Michelangelo nel caos ruotante del giudizio universale vuoi presentare sì un ordine, ma con un codice non rivelato, proprio di quello spirito libero di Dio. E questo dobbiamo fare attenzione, perché il caos può sembrare una cosa difficile da capire, ma allo stesso tempo porta la grazia del Signore a essere l'unico che capisce tutto. E lì, proprio un po' nella liturgia di oggi, fare l'adorazione a quello che è unico e che c'è tutto il potere, anche delle cose che non capiamo. Quindi,